Sala Stampa, la domenica sportiva siciliana, è realizzata in collaborazione con Siciliana Maceri e Servizi SRL. It's my Buonasera, bentrovati, bentrovati a Sala Stampa che trasloca lunedì sera, Sala Stampa Weekend, per fare il punto della situazione per quanto riguarda i vari campionati dove sono impegnate le formazioni siciliane. A 360 gradi, dai professionisti ai dilettanti. Ne parleremo stasera con i nostri ospiti, ma anche con la redazione di Sicrapress, che ringrazio anticipatamente, e dunque anche con la scrittura di regia della nostra Lucy Gullotta. Un saluto particolare a tutti gli amici che ci seguono su Tele One, canale 19 del digitale terrestre, ma anche sul 519 in HD. E chiaramente interagite con noi anche sui social, perché siamo in onda anche sulla pagina Facebook di Sala Stampa, oltre che di Sicrapress. E allora, bando alle ciance, si diceva così tanti anni fa, caro Salvo Pappalardo, collega, quindi giornalista, nonché scrittore, si diceva bando alle ciance, cominciamo subito, entriamo subito nel vivo degli argomenti. Buonasera, come stai? Buonasera, sto molto bene, grazie, gentilissimo per il tuo invito, come sempre, eccezionale. Bene, come al solito, senza peli sulla lingua? Ma noi diciamo la verità, sono un verghiano convinto, perciò dico il vero. Bravo, lui è un verghiano convinto, chissà come sarà invece, come si autodefinisce Lucio Tosto, presidente dell'AIAC Catania. Buonasera Lucio, bentornato. Ciao Umberto, bentrovato. E allora, tu ti definisci invece un analista, nel caso specifico, nella poltrona, sulla poltrona di Sala Stampa? Ma un semplice addetto ai lavori che cerca di dire quello là che pensa e che vede. Ecco, a proposito di allenatori, dobbiamo sicuramente ricordare Gianni Di Marzio, che ha segnato anche la storia del Catania, la storia rosso-azzurra, con quella storica promozione in Serie A nella stagione, al termine della stagione 82-83. Lucy Gullotta ha ottimizzato per noi e per voi soprattutto il ricordo del grande Gianni Di Marzio. Il triplice fischio, il Catania in Serie A. E Serie A. Guardate l'esplosione di gioia dei giocatori in campo, ma soprattutto occorrerebbe vedere cosa sta succedendo sulle tribune. Di Marzio, attorniato dai cameraman, dai fotografi, abbandona anch'egli il campo. È una festa, scene indimenticabili di una giornata che rimarrà certamente scritta negli annali del calcio siciliano. La vittoria come si dice a Catania, giocare al Massimino, era, anche se onestamente devo dire, i tifosi non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno, il loro calore, e quella è stata determinante. E poi devo dire che si possa dire, io ho avuto anche un grande presidente come Massimino. Andiamo a vedere Olanda-Germania, parlando con un tassista che mi sembrava particolarmente sportivo, tifoso, e mi disse, io gli domandai se c'era qualche ragazzo bravo in Argentina, e lui mi parlò, dico, senza dubbio, guardi, qui c'è un crack, loro li chiamano così, c'è un crack giovane che si chiama Diego Armando Maradona, che è
è nella lista dei 40, però che l'allenatore Menotti non l'ha messo nella lista dei 20. Non mi aveva fatto una buona impressione, perché era piccoletto, tracagnotto, con i capelli lunghi, e dico, ma fai che qua? Dico, ingegnere, ma siamo sicuri? Io faccio brutta figura con i giornalisti, perché mi sono sbilanciato che questo sarà il futuro straniero del Napoli, anche per tenere un po' tranquilli, un poco buoni. Dice, no, Di Mazza, devi stare tranquillo, mister, questo è il giocatore fortissimo. Vabbè, lo convincemmo un quarto d'ora e l'ho fatto uscire dal campo. Ha fatto tre magie incredibili. Già nel 1979 Gianni Di Marzio venne a cercarmi, ma non mi lasciarono andare via dall'Argentina perché dovevo giocare in nazionale. Ma c'è sempre stata una simpatia tra Maradona e Napoli. Un abbraccio in particolare da tutti noi a Gianluca, nostro collega di Sky, e peraltro lo ricordiamo anche, e Salvo me ne può dare conferma, Salvo Appalardo, giocare al Massimino, che allora si chiamava Cibali, mentre si allenava la prima squadra, lui inseguiva già un pallone, Gianluca Di Marzio. E allora, su Di Marzio, hai un ricordo particolare, Salvo Appalardo? Beh, il ricordo è quello di cronista che... dopo la partita andavamo a fare le interviste, andavamo a cercare lo scoop e non si trovava sempre. Mi ricordo che era una persona eccezionale, perché sicuro di sé, capace, controllava la situazione e non ha mai gridato in tutta la sua vita. Un allenatore così capace di fermare le emozioni e poi di dirigere con grande garbo e signorilità non è di tutti i giorni. Lucio Tosto, hai un ricordo particolare? Lo hai conosciuto personalmente? Sì, io l'ho conosciuto, il nostro luogo d'incontro dove era la casa lui, no? Tratto lungomare Acicastello tra la Baia Verde e lo Scera. Lui faceva le sue camminate veloci, io correvo, ci fermavamo e parlavamo. Ma la cosa che più ricordo di lui con piacere è l'umiltà. Lui riusciva a parlare dagli addetti ai lavori della Serie A fino all'uomo di strada. Lui, mentre parlavamo, interrompeva, passava qualcuno, chiedeva, mister, quest'anno il Catania? Lui si fermava e parlava con chiunque. Quindi una persona molto umile, molto preparata, un uomo del sud. Noi lo conosciamo per quello che ha fatto a Catania, ma lui ha fatto bene in tutto il sud, a Cosenza ha allenato, ha fatto una promozione importante con il Catanzaro, ed era un uomo del sud stranamente apprezzato anche al nord. Ed è stato anche al Palermo, lo ricordiamo, così come si è evinto dalla grafica. E allora, a proposito di Palermo, Palermo in campo, mentre vi trasmettiamo nel posticipo impegnato a Catanzaro, avremo modo comunque di fare anche cenno al Palermo per quel che riguarda questo momento particolare della Serie C. Comincerei dunque con i risultati del campionato di Serie C che... appunto ha celebrato quella che non era la giornata prevista alla ripresa per via del Covid, ma siamo andati avanti e poi saranno recuperate nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, la prima e la seconda di ritorno del campionato di Serie C. Questi risultati: Avellino Monopoli 2-2, Bari Catania 3-3, 0-0 tra Campobasso e Juve Stabia, a Foggia un po' a sorpresa il Latina passa 3-1, il Monterosi non scherza, il Monterosi Tuscia che batte il Potenza 3-1, la Turris si impone in casa del Picerno 1-0, 1-1 tra Taranto e Paganese, 0-0 tra Vibonese ed Andria, perde 5-1 il Messina a Francavilla, il Messina guidato da Ezio Raciti, mentre come detto Catanzaro e Palermo sono in campo. Andiamo a vedere i risvolti sulla classifica del campionato di Serie C, che vede appunto in testa il Bari, che comunque nonostante il pareggio mantiene lo stesso vantaggio dalle inseguitrici. Bari 45 punti, Monopoli 38, poi l'Avellino, Turris e Francavilla con 36, Palermo una partita in meno 33, Catanzaro 32, Foggia e Taranto 31, Picerno 29, Latina 28, Juve Stabia 27. Da qui vi chiedo maggiore attenzione, lo dico ai telespettatori ma anche ai nostri ospiti. Catania con 25 punti e 2 punti già di penalizzazione, quindi avrebbe tecnicamente già il Catania i suoi 27 punti, però potrebbe arrivare una penalizzazione di 4 punti, di altri 4 punti, quindi il Catania
potrebbe anche oggi avere in classifica 21 punti. 21 punti significa Catania nei play-out. Ma scorriamo la classifica. Monterosi 24, Campobasso e Paganese 22, Fidelis Andria e Messina 17, Vibonese e Potenza chiudono con 15 punti. Guardiamo anche il prossimo turno. Paganese Bari, Messina Picerno, Potenza Avellino, Andria Campobasso, Catania Catanzaro, Palermo Monterosi, Latina Taranto, Turris Vibonese, Monopoli Francavilla e Juve Stabia Foggia. Vorrei subito un primo commento da Lucio Tosto prima di vedere le immagini della gara di ieri a Bari su questa classifica. Io ho visto la partita ieri e c'è molto rammarico. Tu giustamente parlavi con questa nuova penalizzazione di zona retrocessione. Io vedere il Catania ieri, francamente, per chi non conoscesse la classifica, non si sa chi poteva essere la squadra che lottava per il vertice o per salvarsi. C'è molto rammarico e penso che sia la partita che abbia incorniciato quello che è l'annata del Catania. Catania che va in qualsiasi campo e detta legge, crea e poi realizza anche, sempre mi pare che abbia uno dei migliori attacchi, 35 e poi gol. Sì. E poi vanifica tutto con degli errori singoli, dove devo dire che Baldino non ha nessuna colpa, né lui né lo staff, perché sono degli errori singoli e, come si è parlato per tutto l'anno, difficilmente allenabili. Quindi mi metto nei panni di Baldini, che davvero vede sfumare queste vittorie nonostante un bel gioco. Davvero ieri il Catania è andato a Bari giocando a viso aperto, giocando con la prima della classe, e davvero non si è vista la differenza tra le due squadre se non negli errori singoli che ha commesso il Catania. Salvo Pappalardo, è possibile che il Bari abbia preso sotto gamba il match pensando di dover affrontare una squadra con la testa fuori dal campo per i problemi societari, per i noti problemi societari? Sì, sono d'accordo. È chiaro che il Bari sperava di fare tutto un boccone del Catania tranquillo e sereno, però non ha fatto i conti con gente come Moro e Greco, che fanno della battaglia, della guerra, del vincere a tutti i costi la loro arma. E lo stesso Baldini, allenatore molto molto bravo devo dire, ha caricato i suoi, perciò anche Covid o non Covid è stato un grande Catania. Ecco, a proposito dunque di grande Catania, andiamo a vedere il servizio di Anna Pia Panassidi, che appunto sintetizza questo 3-3 spettacolare, poi analizzeremo i singoli gol segnati dal Bari e quindi le responsabilità tecniche, forse anche tattiche, adesso ce lo dirà anche Lucio Tosto, analizzando la partita e questi gol presi dal Catania, in questo servizio di Bari-Catania finito 3-3. Anna Pia Panassidi. Bella partita, spettacolare per lunghi tratti, entrati nel vivo della sfida appena superato il primo quarto d'ora di gioco, quando Russini è stato atterrato in aria da un ingenuo Di Gennaro. E ad aprire le danze è stato il solito Luca Moro, che al 17° ha trasformato il tiro dal dischetto nel primo vantaggio rossoazzurro. Per lui sono 19 le reti stagionali. Ma mentre gli attaccanti erano ancora intenti ad esultare, il reparto arretrato ha abbassato la guardia, concedendo solo dopo 2 minuti di ristabilire la parità con la rete dell'ex Antenucci, che ha sfruttato l'errore di Stancampiano e ha messo a segno il suo 200° gol in carriera. I ritmi in campo si sono nettamente alzati e la compagine etnea si è imposta a pieno regime sugli uomini di Mignani. Il Catania, trascinato da un irrefrenabile Greco, senza dubbio man of the match, ottiene il raddoppio decidendo il parziale della prima frazione di gioco, terminata quindi sul 2-1 per gli etnei. Nella ripresa, tornati in campo ad imporre i ritmi della partita, sono stati ancora i rossoazzurri, che al 57° allungano le distanze dei padroni di casa, portandosi sul 3-1 con il gol di Biondi, che ha tentato l'acrobazia per poi ribattere in rete dopo la parata di Frattali su Moro. Bari, ferito nell'orgoglio, che non ha perso tempo a reagire, riaprendo la partita con un calcio di rigore contestato dagli etnei, ma poi trasformato dagli 11 metri dal solito Antenucci. Ma la difesa rossa-azzurra ha continuato a commettere errori e risultati decisivi. Al 72° infatti Ercolani perde Khedira, che tutto solo davanti a Stancampiano, anche lui in giornata nera, insacca in rete, riportando il risultato in parità e determinando la gara. Alla fine i rossazzurri ottengono al San Nicola un punto meritato, ma con tante recriminazioni, soprattutto del tecnico Francesco Baldini. Allora, un primo commento subito a queste immagini. Salvo Pappalardo, la tua sintesi alla sintesi di Anna Pia Panassidi? Beh, Catania doveva vincere assolutamente, sul 3-1 la partita era fatta. Ma due errori così come si fanno? Io non lo capisco. Tra poco li analizzeremo. Lucio Tosto.
purtroppo sono due errori di una lunga serie, come abbiamo detto prima, di una lunga serie, sono errori singoli e ripeto, sono errori difficilmente allenabili. C'è da dire che la bontà del lavoro dell'allenatore si vede anche, ci sono stati dei cambi importanti in determinate zone del campo, perché sono andati via alcuni giocatori importanti, il centrale che non ricordo il nome, il metodista che è andato a Catanzaro, sì, Maldonado, ha sì. giocato Catalti, quindi sono dei ruoli cardine dove cambiando si possono avere degli scompensi, eppure il Catania ha giocato benissimo nonostante l'assenza, anche mancava Piccolo, mancavano diversi giocatori, ha giocato bene Biondi in questa situazione e comunque la forza di questo Catania è a trazione anteriore e sono i Moro, i Russini e Greco, sono dei giocatori sicuramente di categoria superiore. Peccato che tutto questo lavoro dello staff e di tanti giocatori venga vanificato puntualmente da un anno a questa parte dagli errori singoli che sono punti che si perdono, perché questa è una partita su 3-1 che va chiusa in quel devi modo. Portare a casa, anche perché abbiamo visto una squadra grintosa, una squadra vogliosa, davvero abbiamo visto l'appartenenza. E allora facciamo così, prima di analizzare questi tre momenti che sono i tre gol del Bari, li abbiamo già visti ma li analizzeremo proprio in maniera specifica, andiamo a sentire Alessia Lomonaco, sempre dalla nostra redazione, a proposito di questo Catania, no? Che è bello dalla cintola in su, come si dice in gergo calcistico, ma imbarazzante dalla cintola in giù. Grande prestazione del Catania al San Nicola contro la capolista Bari. I rossazzurri guidati da Francesco Baldini per due volte in vantaggio e poi recuperati nello spettacolare 3-3 avrebbero anche meritato la vittoria. Unico neo, troppi errori in fase difensiva. Non di certo impeccabile la prestazione di Stancampiano e reparto, protagonisti in negativo in occasione di due dei tre gol subiti. Al 19esimo, con il Catania già in vantaggio due minuti prima, è infatti complice la difesa etnea nell'involata di Antenucci verso la porta, dove poi l'estremo difensore rossazzurro riesce a farsi sorprendere sul primo palo, con il pallone che gli scivola tra le gambe e termina in rete. Anche in occasione del 3-3 pugliese la difesa ha toppato, che Dira, servito da Celiento, viene dimenticato da Ercolani e per lui diventa tutto facile, complice l'uscita anzitempo di Stancampiano che avvantaggia il giocatore biancorosso. Ottimo Catania dunque, perfetto però solo dalla cintola in su, dietro la difesa barcolla e lo testimoniano anche i numeri. Sono 35 gol subiti in questo campionato, alla pari della Paganese davanti solo a Messina e Campobasso. Terza peggior difesa del girone, troppi gol subiti tra limiti e disattenzioni evidenti che spesso vanificano quanto di buono fatto in avanti e che fanno perdere per strada punti preziosi per gli etnei. Un reparto che va rinforzato necessariamente con innesti in grado di garantire sicurezza e solidità e permettere all'intero gruppo un salto di qualità per mantenere la categoria. Il direttore sportivo Pellegrino lo sa ed è al lavoro per correre ai ripari. Tanti nomi in circolazione, ma solo i prossimi giorni potranno svelarci qualcosa in più. Abbiamo dunque rivisto anche degli errori madornali sotto questo aspetto. Partirei subito da Lucio Tosto, perché abbiamo la moviola del primo gol del Bari. Ma non solo, signore, sul gol di Antenucci, come possiamo vedere, sono 4 contro Antenucci. Ecco, parte Antenucci, quindi è un errore di reparto pure. Nessuno riesce a fermarlo fuori dall'area. Poi chiaramente in aria c'è la paura di fare rigore, perché il Catania ha avuto un rigore e quindi l'arbitro in questi casi si sa potrebbe essere anche molto benevolo a darlo nel dubbio, quindi, ma sono 4 contro 1 e poi no, c'è 4 contro 1 lo fanno passare e poi c'è anche nel lato del portiere mette la palla e anche là secondo me c'è un errore da parte del portiere, perché se non lo può prendere al suo lato, anche perché non ha calciato neanche forte, senza essere irriverente sembrava Maradona. Cioè, no, senza essere irriverente verso Maradona. Sono 4, cioè, parte da fuori aria, il fallo va il problema è il fallo va fatto là, quando salta il primo uomo e invece lo fa passare. Là il fallo si fa fuori aria. Adesso la rivediamo l'azione, quindi tu dici proprio all'inizio. Sì, ma no, guardate la mano destra del portiere, già guardate la mano destra. Già, ecco. Guarda? Guarda, ecco. E va bene, ci siamo. Guarda la mano destra. Ma che è? Mano destra, molle molle. Allora, Lucio Tosto dice errore di reparto, per ultimo il portiere, quindi tutto il reparto. Pappalardo invece dice che la mano del portiere deve essere forte, l'errore, deve avere quella grinta per poter respingere, no? Cosa si fa? Però l'errore principale è quando parte da fuori area e ha la possibilità l'uomo, che io non vedo chi è, non riconosco, vediamo chi adesso è. La regia può chiediamo fare, a Lucy Gullotta di farci rivedere, può fare fallo tattico, no, dall'inizio, proprio dall'inizio, dalla prima immagine. Ecco qua. Allora, c'è un uomo 2 metri fuori dall'area, Antenucci prende palla,
Ecco, ora arriva lui. Ecco, là è il momento da fare il fallo. Non viene fatto, poi in area è un po' più difficile perché i difensori sono fermi, lui li prende d'infilata e quindi dico, poi... Ti ho detto sembrava Maradona perché erano delle statuine, in quel caso lì. Ma erano piazzati in area. Il portiere sul primo palo lo deve prendere per forza, scusatemi. Quindi errore di Stancampiano. Guarda, è sul primo palo, ma che stiamo scherzando, anche Sampo Primitera l'avrebbe preso. Il famoso Turi Primitera. Turi Primitera del Catania Calcio, un grande portiere. Comunque il livello della Serie C è veramente scarso. Sì, un po' scadente. Quindi un giocatore d'esperienza come Antenucci riesce a fare questi dribbling in area. Ma voglio dire, in questa partita, anche perché gli errori sono stati fatti anche da parte della difesa del Bari. Quindi, certo, sì, là magari sarà questione, non è una questione tecnica, sarà una questione mentale, come diceva prima Salvo, cioè dire che hanno preso forse un po' sotto gamba questa partita pensando ai problemi del Catania, però comunque è stata una partita, cioè, c'è stato un gran bel gioco da parte di tutte e due le squadre, però tutti i gol sono stati viziati da errori madornali. Quando si dice la partita perfetta è quella che finisce 0-0, perché tutti hanno detto che è stata spettacolare questo 3-3. Però. Io non sono d'accordo, per me 0-0 non mi piace assolutamente. Ma dicono che sia la partita perfetta, senza errori. Senza errori magari. Senza esatto, errori. Se fai gol, se non sei veramente Maradona, qua ci risiamo, insomma c'è sempre l'errore di qualcuno, se fai gol, sì, la disattenzione. Scusami, ma Greco ha segnato un gol di forza, prepotenza e abilità. I difensori sono quelli, hanno fatto di tutto per poterlo fermare, ma Greco è stato molto più forte, molto più in gamba. Questa è la realtà. Vediamo il secondo gol del Bari, che è un calcio di rigore assegnato da Cascone, forse in maniera un po' generosa, a mio parere. Allora, cominciamo da Lucio Tosso, vediamo queste immagini. Sì, ma comunque c'è la postura, voglio dire, forse sbagliata da parte del difensore del Catania. Guarda. Guarda, si vede da vicino qua. È pinto, giusto? Sì, è pinto e comunque è stato bravo anche l'attaccante che gli è andato addosso. Appena se ha sentito il contatto è finito a terra. Torniamo indietro con le immagini, eccole qua, guarda. Lui si frappone un po', ma non c'è l'intenzionalità di far fallo. Pappalardo. Gli estremi del rigore secondo me non ci sono. Lui ha fatto finta. A me sembra che stia per cadere prima ancora del contatto. Guarda, sì, guarda. Sì, sono d'accordo, stai per cadere e poi accentua la caduta. Guarda un po'. È chiaro che siamo a Bari e il Catania sta vincendo 3-1. Quindi nel dubbio l'arbitro ci può stare. Nel dubbio ci può stare. No, io non sono d'accordo. Quindi non sei d'accordo? Essere inflessibile, preciso. Quel rigore non c'era. Quel rigore non c'era. Allora, per Pappalardo dunque, errore di Stancampiano nel primo gol in particolare. E portiere, è chiaro. Ma c'è anche la complicità del reparto. Sì, ma io portiere devo dimostrare che sono più forte dei miei compagni e devo prendere... Là però c'è anche un errore da parte della difesa. Voglio dire, se vedete Pinto è da solo, non c'è nessun raddoppio. Ah, sì, sì. Quindi anche se là viene saltato, questo giocatore punta la porta. Il compagno più vicino è a 5 metri. Quindi, e siamo nei pressi dell'area piccola. Certo. Là ci deve essere pronto un raddoppio di solito. Certo. Allora, questo è il rigore trasformato da Antenucci, abbiamo già visto, e andiamo al terzo gol. Adesso, questo ha ancora il fallo. Adesso andiamo al terzo gol, guardate da dove comincia. Moro perde palla, un lancio, Ercolani. Incredibile. Pappalardo, cominciamo da te. Responsabilità ce ne sono o sono stati bravi i giocatori del Bari? No, per la domanda. No, tutta la difesa secondo me gli hanno fatto fare quello che... Guarda, un lancio di 30 metri, ma anche Suarez faceva questi lanci. Quello poi guarda caso non riesce a prenderlo, il portiere che esce troppo prima, troppo presto esce, o esce tu sei sicuro. Quindi l'errore innanzitutto è di Ercolani, innanzitutto, guarda. Sì, ma anche prima, quel lancio di 30 metri doveva essere... attuato prima, cioè pensarci prima. Ci sono responsabilità tecniche? Certo. Di piazzamento anche? Secondo me di piazzamento della difesa, non si è piazzata bene. Secondo Lucio Tosto. Immagini, parlano chiaro le immagini, cioè voglio dire. Stiamo analizzando questo, la partita. In questo momento è come sparare sulla Croce guarda, Rossa. Guarda che lancio, oltretutto Ercolani è 2 metri in vantaggio rispetto a 2 metri verso il portiere, no? Quindi si è fatto scavalcare. E là non c'è stata nessuna copertura, nessuna diagonale. Quindi su Stancampiano quindi ci sono delle responsabilità. Anche, però non parte l'errore più ma grave. Sbaglia a calcolare il rimbalzo del pallone. Sicuramente, però ecco, la regia ce lo fa rivedere.
Ma quello è l'errore conclusivo, però ecco, diciamo il gol parte... Una serie di errori ci sono. Ecco, guarda. Serie di errori. Anche perché il lancio è di 40 metri. Ma che stiamo scherzando? E al momento del lancio è staccato Ercolani, quindi poi si fa saltare. Ma vi chiedo, ma non è un po' troppo sbarazzino lo schieramento del Catania in questo momento? No, praticamente però, vincendo 3-2 in casa della prima. No, se guardi ci sono tre difensori e solo l'attaccante. Esatto. Del che riesce Bari, quindi voglio dire, non è un errore di reparto, perché sono messi in tre, forse sono un po' lontani gli esterni, lontani. Però 3-1, voglio dire, quindi, e il portiere c'è, quindi sono 4-1. Infatti il Bari è tutto nella propria metà campo. Se voi vedete il Bari è tutto. Io gli avrei tirato la maglietta ora, in questo momento gli avrei tirato la maglietta. Salvo il Bari è tutto nella metà campo. Il Catania c'ha tre uomini contro uno solo del Bari. Quindi sono d'accordo con te. Giusta questa analisi. Quindi questi sono degli guardate errori. Gli uomini del Bari sono tutti nella tutti metà campo uno solo e là ci sono tre uomini contro uno, e quindi quando tu prendi tre uomini contro uno un allenatore può solo disperarsi. Lo sentiremo. Allora andiamo a sentire Baldini arrabbiato, molto arrabbiato. Poi sentiremo anche Biondi e Provenzano, ma intanto sentiamo Francesco Baldini a proposito della prestazione di Bari, perché insomma è incavolato, perché dice dove aver fatto tre gol, portare a casa un solo punto. Non solo, tre gol giocando bene, dominando insomma, una partita. Questo è anche vero. Allora, sentiamo Francesco Baldini. Il rammarico, mi girano diciamo le scatole, per non usare un'altra parola, perché venire a Bari e fare tre gol e non portare a casa il bottino pieno mi fa girare le scatole perché questi ragazzi meritano e meritavano una gioia importante dopo la prestazione di oggi, lo meritava la nostra gente e quindi c'è rammarico, di contro c'è la soddisfazione di una prestazione importante. Oggi abbiamo giocato a viso aperto contro una squadra di categoria superiore, però questi ragazzi lavorano forte e quindi sono soddisfatto di quello, un po' meno del risultato. Greco ha fatto una prestazione importante. E lo sapevo che poteva migliorare ancora, ha un passo che in questa categoria c'entra poco. Kevin sono contentissimo perché dopo i problemi che abbiamo avuto iniziali tra me e lui ha capito quello che voglio in allenamento, si è calato nella parte, è uno di quelli che assolutamente non ha neanche pensato minimamente di andare via e quindi sono contento dell'intera squadra, compresi quelli della panchina, sono tutti ragazzi che hanno voglia di rimanere a Catania e fare bene in questo campionato. Io sono in sinergia totale con il direttore, mi aspetto un paio di giocatori, giocatori che hanno voglia assoluta di venire a Catania, se no possono stare dove sono, e di calarsi in un gruppo che ha fame di far bene. Queste dunque le parole di Baldini, un veloce commento di Lucio Tosto. Ma traspare l'amarezza e mi piace il motivo perché lui è diciamo rammaricato, perché questi ragazzi comunque, errori o non errori, lavorano seriamente nonostante tutto quello che è attorno a loro, e quindi lui è molto rammaricato perché per il fatto che è un premio che si sono persi questo ragazzo, perché la vittoria a Bari sarebbe stato un premio importante per loro per quanto si sacrificano, e quindi l'allenatore pensa soprattutto a loro. Certo, Pappalardo, come ti è sembrato? Ma è un grande Catania, è stato, io non me l'aspettavo onestamente, però mi è piaciuto moltissimo. Baldini quindi ha tanti meriti? Baldini ha tutti i meriti, scusami, Baldini è il numero uno della Serie C, su questo non ci piove. Tra i migliori allenatori? Senz'altro, il migliore secondo me, più bravo di quello del Bari, evidentemente che ha quello staff di giocatori fortissimi e ancora non ha vinto il campionato. Mignani, secondo me avrebbe... Salvo, scusa, non ha vinto, vedendo la classifica e vedendo le antagoniste, mi pare che... Lo vincerà sicuramente. Questo sì, lo vincerà. Allora, il Catania dei ragazzotti piace, no? Questi ragazzi, sì, perché ha grinta... Sì, ma poi sono... di testa molto aperti, nel senso che vanno a giocare contro chiunque, ma non è stato solo ieri, io le ho viste tutte le partite del Catania, tranne qualche partita che è fisiologico e poi vada male, ma il Catania affronta le partite, non c'è in casa o fuori casa, affronta tutte allo stesso modo, nonostante tutti i problemi che abbiano attanagliato tutto l'anno il Catania, e anche questo fatto che i giocatori vanno via e vengono, comunque quell'assetto, e là si vede il lavoro di Baldini, l'assetto non cambia, chiunque, Maldonado, c'è Cataldi per Maldonado, bene,
Cataldi ha fatto bene, è in ripresa Biondi che ha fatto gol, comunque trovano spazio e comunque i meccanismi sono quelli, quindi certo. Va via uno, gioca un altro, comunque la squadra rende sempre, questo è un grande merito di questo staff che non solo a livello tattico, ma penso molto lavori sulla testa del giocatore. E allora andiamo a sentire due di questi giovanotti, di questi baldi giovanotti, Biondi e Provenzano, alla termine dei 90 minuti di Bari. Doppio vantaggio facevo comodo, però poi subito dopo abbiamo preso il 3-2 e quindi la partita si è fatta ancora più tosta. Rammarico perché ne ha sbagliato uno, però ripartiamo dalla prestazione che c'è stata e tutti insieme andiamo avanti. Eravamo veramente a un passo da comunque schierare un'impresa, che come stanno le cose sia dentro che fuori dal campo, però il gruppo si è compattato e speriamo di poter continuare su questa riga. Questo è l'istinto che mi porto, nel senso crederci sempre su una respinta, su un ballo, una ribattuta, e quindi cerco sempre di farmi trovare pronto in un'eventuale respinta. Fortunatamente il frattario ha lasciato la palla lì e diciamo che la bravura in questi casi è non andare in fuorigioco, e quindi bene così. Sì, è stata una bellissima partita secondo me, a viso aperto, ce la siamo giocata fino all'ultimo, peccato c'è un po' di amarezza sicuramente perché siamo riusciti a passare in vantaggio per 3 volte, però non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti che per noi erano importantissimi in vista appunto della penalizzazione che ci arriverà, della classifica, però siamo soddisfatti dal punto di vista della prestazione, abbiamo fatto secondo me una grande partita. Ci servirà anche da lezione per la prossima partita con Catanzaro. Ci deve dare tanta consapevolezza del valore di questa squadra, di questi uomini, e siamo tutti compatti verso un unico obiettivo, quello di cercare di salvare la categoria, perché questa città e i tifosi se lo meritano. Noi, nonostante le difficoltà, ce la stiamo mettendo tutta. Sono sicuro che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni alla fine dell'anno. Un grande segnale di maturità quello di Provenzano, che dice dobbiamo salvare la categoria. Significa che hanno le idee chiare i baldi giovani di Baldini, proprio perché sanno che adesso arriveranno altri punti di penalizzazione e quindi in campo stanno sputando veramente l'anima, si è visto anche a Bari, e quindi è importante che già questo messaggio sia passato. E dico un'altra cosa, vi chiedo una risposta veloce perché devo sentire Mario Conti di Radio Free Tibet. Salvo, i giocatori che hanno chiesto di andare via, dico Maldonado, forse anche Piccolo e qualche altro, diciamo, che ha già una certa esperienza, potrebbero aver liberato lo spogliatoio, alleggerito lo spogliatoio dal punto di vista anche mentale? Questa è una domanda un po' difficile, è un po' anche cattivella, caro Umberto, un po' cattivella. Io questo non lo so e non lo voglio sapere. Comunque, chi vuole andare vada, chi vuole rimanere rimanga, che è meglio così. E vogliamo soltanto gente che si batta per la maglia e per la causa rosso-azzurra. Lucio, forse ho fatto un'insinuazione inesatta, fuori luogo? Solo a fine anno capiremo se è così. Però non dimentichiamo, sono dei professionisti e quindi non hanno una carriera come il giocatore di Serie A e Serie B, dove basta qualche anno per poi vivere di rendita. Loro vivono con quello che guadagnano, quindi è giusto che vadano dove c'è un progetto più sicuro. Sono dei professionisti, sono dei professionisti. Dove c'è un contratto più sicuro, perché un biennale. E questo comunque è vero, c'è una parte di una cosa vera che ha detto, libera questi uomini dei posti che se c'erano loro in organico sicuramente avrebbero avuto meno spazio questi ragazzi, invece già sin da questa partita si è visto che questi ragazzi sono stati messi in campo e Baldini è uno di quelli che con i ragazzi c'è stato anche un acquisto, non dimentichiamoci, Simonetti che Baldini conosce bene perché era con la Roma nell'Under 17 con lui, quindi per lui volerlo qua vuol dire che un altro che potrà dare tanto alla causa del Catania, quindi è anche, c'è il lato positivo, quando noi via questi, diciamo, senatori si liberano questo spazio a questi ragazzi, così hanno modo di dimostrare e comunque si vede anche che sono dei ragazzi che hanno tanta fame e sicuramente faranno del bene per loro stessi giocando, per il loro futuro e per il Catania. Ecco, mentre scorrono sempre queste immagini di un Catania pimpante, di un Catania davvero grintoso che ha messo veramente paura al Bari, dobbiamo sentire Mario Conti, però poi parleremo anche della società, lo scenario, insomma, sentire un po' quello che sappiamo, quali sono i rumors in città di questo bando importante che si apre l'11 febbraio alle ore 16 al Tribunale di Catania. Intanto Mario Conti cosa ha da dirci nella rubrica Chiedo per un amico, sentiamo.
Amici di Sala Stampa, buonasera. 24 ore dalla partita di Bari, stiamo qui a commentare l'ennesimo rammarico da parte rossazzurra. Rammarico perché? Perché nonostante le tante defezioni, nonostante i tanti impedimenti e i molteplici problemi che Catania e il Catania ha, riusciamo ogni qualvolta c'è da mettere in campo una prestazione maiuscola a mettere in ambasce un avversario ogni volta è sempre più propenso alla vittoria e a massacrare così prima della partita del Catania. Ieri se si è pareggiato è solamente per colpa degli eventi. Ci piace stigmatizzare il fatto tecnico perché ormai parlare delle vicende societarie ci sembra anche abbastanza superfluo e anche molto inutile, non è certamente questa la sede adatta. Quindi dicevo della partita di ieri, il Catania fa aumentare il rammarico perché con qualche innesto forse potevamo dire qualcosa di diverso in questo campionato, un campionato che dimostra di essere livellato molto verso il basso. La capolista di ieri, anche se accusava delle defezioni importanti, non ha mai dato l'impressione di poter così sottomettere un avversario che già di suo aveva delle grosse problematiche. Ci sono piaciute molto alcune individualità, parecchio meno qualcun altro. In primis il portiere, che purtroppo è un ruolo molto particolare e richiede un'esperienza e soprattutto una conoscenza tecnica del ruolo che impone la categoria. Diciamo che ieri non è stato perfetto Stancampiano, non lo è stato altre volte Sala, un ruolo che da qualche anno riesce ad essere la croce del tifoso rossazzurro. Ma ci sta, dai, alla fine se avessimo avuto una difesa diversa, un portiere diverso, non stavamo certamente parlando di un campionato a salvarci nonostante le penalizzazioni, ma certamente di qualcosa di molto diverso. Encomio ancora una volta per tutti i giocatori, secondo me è Greco e Moro su tutti perché stanno facendo vedere veramente di che pasta sono fatti. Biondi sta crescendo molto bene, un prodotto del vivaio catanese, anche se nessuno dei tre è di proprietà del Catania. Ormai siamo lì ad analizzare giornata dopo giornata quello che succede e ci piace parlare del campo. Il campo sta dicendo che questi ragazzi, il mister e chi gravita attorno al Catania sta facendo bene. Poi per quel che riguarda i tribunali si vedrà. Ci vediamo alla prossima, forza Catania! Grazie a Mario Conti, da Radio Free Tibet, sempre schietto, senza peli sulla lingua, come si dice in gergo, così come sarà il nostro Salvo Pappalardo tra pochissimo, parlando dello scenario futuro socio-economico del Catania. E poi punteremo i riflettori anche sul Messina, travolto a Francavilla 5-1, e come avete forse già letto dai titoli della nostra redazione, Marcello Pitino prende il posto di Argurio e di Lomonaco, insomma sarà lui il dirigente che farà mercato, se mercato potrà fare il Messina. Ne parleremo tra pochissimo, parleremo anche della Cireale, vedremo i gol, vedremo anche l'incredibile errore dell'arbitro Silvera durante Acireale Cavese, parleremo anche del Paternò, del Siracusa che non riesce a vincere, il presidente sbotta contro gli arbitri, ha detto che insomma gli sono stati negati 10 rigori, c'è un dossier pronto del presidente Montagno del Siracusa. All'arco di un campionato. Ancora non è finito, è cominciato ieri il girone di ritorno di eccellenza. Ne parleremo tra pochissimo qui a Sala Stampa Weekend. Insieme è meglio. Scopri l'eccezionale offerta luce e gas di ASEC Trade. Passa ad ASEC Trade, ti conviene.
Dormire bene è essenziale. Per questa ragione è da prendere in seria considerazione l'offerta del materasso matrimoniale a 249 euro, con un omaggio da scegliere fra una rete motorizzata, una poltrona ambra o un letto contenitore. Ci trovate su internet all'indirizzo materassisilvestro.com, perché il benessere nasce dal dormire bene. Bentrovati nella seconda parte di Sala Stampa Weekend, il lunedì, trasloca dalla domenica al lunedì Sala Stampa Weekend, mentre la domenica sera gli approfondimenti per parlare delle carenze degli impianti, per parlare delle difficoltà dei dirigenti, ma anche dello sport giovanile, non soltanto calcistico. Quindi la domenica sera alle 21.15 Sala Stampa, l'altra faccia dello sport. E tra i protagonisti ci sarà sicuramente Salvo Pappalardo, che da tempo si batte per un'impiantistica diversa, per una gestione dignitosa, non eccezionale, dignitosa degli impianti a tutti i livelli, a partire anche dalle scuole, perché non ne parla praticamente nessuno. E allora, ritorniamo a Sala Stampa Weekend, vi ricordo che il Palermo è in campo nel posticipo contro il Catanzaro, ma il Messina sta rischiando davvero tanto. E allora, vediamo la classifica, la rivediamo un momento della Serie C. Per il Messina non sarebbe il caso. Eccola là, allora, il Messina rischia parecchio, perché ricordiamo che l'ultima retrocede e poi le altre quattro vanno ai play-out. Ma non è solo un problema di classifica per quanto riguarda il Messina, è tutto quello che sta succedendo. Lo Monaco che va via due volte, ritorna, va via di nuovo, Argurio che va via pure, e cambi di allenatore. Mi dispiace per Ezio Recite perché è un catanese, quindi io tifo sempre per gli allenatori catanesi, però in una situazione del genere, poi non ho visto la partita, ma leggendo la cronaca e sentendo, è un 5-1 che ci sta tutto, nel senso che la squadra era svogliata, è entrata in campo... Non ha risposto. Non ha risposto senza testa, e questo qua è molto grave per una squadra che si deve salvare. E che peraltro veniva da un periodo di riposo, nel senso che aveva avuto modo magari di riorganizzare un po', certo, la squadra, di riprendere la preparazione atletica e tutto il resto, non si giocava dal 22-23 dicembre. Allora andiamo a vedere le immagini, così le commentiamo. Alessia Lomonaco ci racconta di questo tracollo del Messina a Francavilla contro la Virtus, 5-1 il risultato finale. Una ripresa di campionato da dimenticare per il Messina, travolto in casa del Francavilla per 5-1. Non si salva nessuno nella compagine allenata da Raciti, troppi errori e disattenzioni che puniscono i giallorossi. Alla nuova Red Arena il Francavilla sblocca la gara all'undicesimo minuto, cross di Caporale e prima rete per Patierno, autore del gol del vantaggio. Il Messina non reagisce, al 29esimo il Francavilla raddoppia, calcio d'angolo di Maiorino, Miceli svetta di testa e firma il 2-0. Prima del duplice fischio c'è spazio anche per il 3-0 dei padroni di casa con la complicità della difesa giallorossa. Cross dalla destra di Pierno e colpo di testa vincente di Prezioso. Nella ripresa il Messina dà segnali di reazione, infatti al 58esimo accorcia le distanze con la rete di Baldè. Ma il gol sarà solo un'illusione perché soltanto un minuto dopo il Francavilla scende il poker con Pierno e sul finale ci sarà spazio anche per Perez dal dischetto per tocco di mano di Carillo che al 78esimo chiude definitivamente la gara. Una partita senza storia, complici anche le tante assenze che rispecchia il momento di difficoltà attraversato dalla società giallorossa. Siamo rimasti un po' esterefatti vedendo queste immagini che adesso la regia ci riproporrà. Partiamo subito, Lucio Tosto, il tuo commento alle immagini. Adesso dispiace che ci sia una squadra siciliana in queste condizioni, perché mi sembra che sia una squadra che non riesca a reagire sul campo. Ma io mi limito a dire quello che ho visto, no? I gol che ha preso il Messina...
saltano in aria di testa e sono due uomini da soli, appoggio dietro al portiere e viene intercettato dall'attaccante, cioè tutti errori mentali, errori di non preparazione a livello mentale. Guarda un po'. Dai, incredibile. Pappalardo? Tutti, no, ma poi... tutti fermi completamente, una cosa assurda, mi sembra molto strano. Guarda. Molto strano, tutti fermi. Vabbè, anche io segno così. Lucio, stavi dicendo? No, stavo dicendo che questo qua magari fosse l'errore, poi dopo, appena al secondo tempo, anche qui. I gol, sì, e qua due uomini soli, che sta quello che dicevo io, due uomini soli che saltano di testa. Nell'area piccola, però. Nell'area piccola, e poi c'è il 4-1 che è proprio, quello là è madornale, l'errore. Stiamo rivedendo? No, il 4-0, sì, quello è 3. Facilissimo, sì. Troppo facile. Ma nemmeno tra Scapoli e Mogliati, direbbe Pappalardo. Ma io ti vedo, tra Scapoli, lo faccio il gol. Se gioco contro di te, lo faccio il gol. 3-1, questo è il gol di Baldè. E questo qua è il 4-1, con un appoggio dietro, ecco, appoggio. Cioè. No, vabbè. No, non è possibile. Insomma, è incredibile. È un po', voglio dire, là la palla deve fare 100 metri. Rimani a esterrefatto. Sì, e poi c'è il rigore che chiude la partita, assolutamente. Insomma, una disfatta, non soltanto nel punteggio, ma anche nella prestazione. Nella prestazione. Allora, questo deve fare preoccupare, andiamo oltre. Ma sì, ma Ezio penso abbia tanto lavoro da fare, non solo a livello tecnico, a livello mentale. Sempre che non venga messa in discussione la sua posizione. Sempre, sì. Ci auguriamo di no, spero di no. Ora speriamo che Pitino, è un'accoppiata in siciliana, che Pitino possa fare qualcosa. Anche a livello societario, perché quando ci sono queste situazioni qua non sempre sono solo a livello tecnico i problemi, ci sono anche a livello societario, c'è tanto e tanto da fare. Spero che possa fare bene Marcello Pitino, perché lui ha tanta esperienza e sa sicuramente dove mettere le mani. Pappalardo, qualcosa al di là di quello che hai visto? Insomma, scorso tu hai invocato una dichiarazione di Lucio Tosso proprio qui a Sala Stampa. Sì, perché abbiamo detto, così in termini poveri, che due Messina in Serie C potevano fare la fusione e creare un grande Messina. E si è visto, l'FC Messina scomparso completamente. Cancellato. Cancellato completamente, si è ritirato. Ma come? E dopo tanti sacrifici che ha fatto il presidente Arena, ha ritirato così la squadra. Ma neanche in terza categoria. Io ho fatto la terza categoria fino all'ultima giornata. Non mi sono ritirato. Ho speso un mare di soldi, ho buttato via magliette, pallone. Ma la terza categoria io l'ho rispettata. E non si rispetta una Serie D con il Messina. È assurdo secondo me. Io avevo spiegato con l'amico Lucio, fate una fusione, Messina FC e Messina ACR, fate una grande squadra con l'aiuto del comune, con un grande allenatore e grande giocatore. Purtroppo siamo stati profeti di sventura. Questo conferma Lucio Tosto che nel calcio, insomma, non è facile mettere d'accordo le teste, no? Cioè, perché tu dici, vabbè, economicamente avrebbero potuto fare davvero un discorso anche lungimirante, intanto la salvezza in Serie C. Ma non penso che i problemi economici non c'erano, perché la squadra che è fallita quest'anno era la squadra che c'era Lodi l'anno scorso, c'era un sacco di giocatori. La famosa FC Messina. E quindi là i problemi economici, questa è andata in C e neanche, il problema sono magari di rapporti tra le due dirigenze che non potevano fare questa fusione. Ma il paradosso qual è? Una è fallita e se questo Messina qua che è in C non si salva e retrocede in D, 99% queste società vanno a fallire, quindi Messina si potrebbe ritrovare il prossimo anno senza nessuna squadra. da due squadre senza fusione. Potrebbe. Speriamo di no, perché è una squadra siciliana. No. Quindi... Messina è importantissimo. Ricordatevi Messina in Serie A, che tante cose ha fatto belle Messina in Serie A, ai tempi del Catania in Serie A. Ricordiamo che nel 2007-2008, quindi non parliamo di un'altra epoca. No, però era bello. La Sicilia vantava Messina, Palermo e Catania. Bellissimo, in Serie A. Meraviglioso. Poi sono passati grandi giocatori, Storari, sì. Attaccanti, sicuramente di spessore. Da Messina sono passati tantissimi giocatori davvero, a iniziare da Schillaci. E poi... Certo, indubbiamente. Un peccato, davvero un peccato che non si sia riuscito comunque a portare avanti un progetto importante anche per il territorio, perché comunque sappiamo come il calcio, se fatto con programmazione, può anche portare dei benefici, a parte il periodo della pandemia che chiaramente ha portato tanti danni, soprattutto a livello di dilettanti e di Serie C, perché insomma certo. La vita là è difficile per tutti ed è stata difficile per la Sigi Catania. Allora vi porto sull'argomento Catania nuovamente parlando di extracampo.
per capire quali sono le vostre sensazioni, no? Perché magari dico, non sono sensazioni soltanto da chi ascolta l'amico al bar o fa una chiacchierata mentre sorseggia un caffè. Pappalardo, secondo te il bando andrà vuoto, questa chiamata, questa, diciamo, invocazione in qualche modo da parte del tribunale? Io personalmente sto pregando tutti i santi del paradiso affinché questo Catania si salvi e abbia una grandissima dirigenza. Però è chiaro, ci sono dei costi, precisiamo, chi compra solo il titolo sportivo. Si parte, cioè, da un milione, ma si faceva con il Canecattì, si faceva con l'Enna, si faceva con la Leonzio. Uno comprava il titolo sportivo e ricominciava da capo. E qui c'è un'asta che bisogna valutare bene, chi offre un milione, chi offre un milione e mezzo, ma chi sono questi signori? Io non conosco nessuno. Quindi non hai nemmeno sentore in città? No, assolutamente, non so nulla. Ma pensi che possa essere appetibile il Catania per un gruppo milanese? Ma certo, è evidente, Catania, ma stiamo scherzando, la tradizione del Catania Calcio, io seguo il Catania dal 1960, grazie a Dio, sono qua ancora a commentare il Catania, da Massimino, Attaquile, Coco, sono stato sempre un grande tifoso del Catania e mi dispiace che siamo ridotti così. La Sicilia ha salvato il Catania, bene, complimenti, però dovevano continuare il loro lavoro, non si può fare i pilastri e poi non si fa il tetto e la casa verrà distrutta. Lucio Tosto, su questa vicenda complicata ci siamo tornati tante volte. Ma io penso che il Catania e Catania sia appetibile sempre, e questi ragazzi stanno dando una bella immagine di Catania, perché chiunque ha visto la partita di ieri comunque è una bella immagine di Catania. E questo aiuta magari il possibile compratore, no? I possibili acquirenti. Sì, ma anche la città Catania, perché chi acquista il Catania si sa che poi entra a Catania, quindi Catania ha tante prospettive, quindi è sempre appetibile Catania. La cosa che mi fa più male è che si parla sempre di cordate milanesi, cordate di Malta, cordate da tutto il mondo, tranne, non c'è voce assoluta tranne la Sigi, che è tanto bistrattata, ma io non dimenticherò mai che Catania era già fallito 2 anni fa, Sigi. Poi chiaramente le forze magari non c'erano più, però intanto hanno salvato una società che stava fallendo e non c'era alternativa. Poi dopo non hanno avuto le forze e quindi ora non possono continuare. Secondo me il Catania è una squadra appetibile, però ripeto ancora una volta, non c'è voce su nessun acquirente di Catania o siciliana, e questa è una cosa che deve far pensare un po' a tutti. Perché... quindi anche un po' un fallimento del territorio? Ma sicuramente, perché non si è mai parlato di qualche acquirente di Catania o comunque siciliano, e quindi questa qua è un fallimento da parte di tutto il territorio. Speriamo, io ho delle sensazioni positive, magari... Non so tanto, però delle sensazioni positive che quest'asta non andrà sicuramente deserta e Catania verrà acquistato da qualcuno che vede lontano. Che quindi potrà rilanciare il calcio in questa città. Sì, ho delle buone sensazioni. Tante volte nel calcio, chi ha fatto calcio, le sensazioni aiutano tanto. Io penso che possa andare bene questa, anche perché non tutto succede per caso. Catania è stato salvato, poi è successo il fatto col tribunale e anche là hanno dato un po' di vita a questo Catania, ora questi ragazzi che stanno dando tanto, è il giusto finale poi che venga acquistato. Dici, non capita per caso, niente capita per caso, e secondo me tutto sta andando a portare al fatto che all'asta si presenterà qualcuno. Perché è un peccato, perché basta, non penso che siano nel calcio tantissimi soldi a questo punto, perché parliamo di calcio professionismo. Sì, sappiamo dalle cifre che 1 milione è la base d'asta, poi serviranno 3 milioni per la gestione sportiva. Ma se noi pensiamo poi, quanto credo, si sta spendendo a Bari o quanto si è speso gli anni scorsi a Catania, non sono cifre insormontabili, secondo me, se c'è dietro però gente che ha la disponibilità, è chiaro che... Sperando che non siano in 24. Che non siano in 24. Posso fare una proposta? Prego. Io invito il presidente dell'Atalanta Percassi a comprarsi il Catania, da Bergamo a Catania, così c'è a Torre del Grifo, una grande città. Lo ha fatto lo Tito? Sì. L'ha fatto De Laurentiis? Sì. Resti sempre la seconda squadra, però dai. Non ha importanza. Dai. Facciamo venire Percassi. Noi desideriamo avere magari un presidente che sia un presidente per il Catania, appunto. Poi che magari non sia tifosissimo perché magari è nato a Baltimora e vabbè. In questo momento non possiamo guardare in faccia. Non possiamo, bravo, esatto, quindi alla fine va bene anche da Baltimora ma da qualsiasi altra parte del mondo, diventerà tifoso del Catania. Sicuramente. Chissà. E lui ha detto una cosa importante, chiudiamo il discorso Catania.
e Siggi. Ha detto hanno costruito, hanno messo le basi, ma senza continuare, cioè non hanno messo il tetto. Dove ha sbagliato, se ha sbagliato secondo te la Siggi in questi due anni? Se ha sbagliato qualcosa? Allora, la Siggi intanto, noi il momento storico dobbiamo ricordare, il Catania stava fallendo. E quindi si può dire che è stato pregato, la Siggi sono stati pregati di salvare il Catania. Di stare insieme. E quindi loro, secondo me, hanno pensato solo alla salvezza e non a una programmazione. Intanto salviamo, poi vediamo cosa succede in corso d'opera. Chiaramente sono noi li conosciamo tutti i componenti della Siggi, sono persone che si sono fatte da loro, no? Non sono miliardari, no, cioè, quindi sono persone che anche non possono togliere. Alcuni amici miei. Ma forse troppi. Per una società di calcio. Sì, ma in generale, no, io non penso alla società di calcio, in generale dove c'è un'organizzazione, quando si sono tante teste, poi alla fine non è che va sempre bene, bisogna essere in pochi con le idee chiare. Io ripeto, la Siggi ha salvato il Catania aspettandosi che poi negli anni successivi entrasse qualcuno. Qualcuno c'è stato, ora noi qua non sappiamo i motivi di Tacopina, perché l'ha presa, non l'ha presa, di chi è la colpa, c'è stato qualcuno, quindi qualche errore ci sarà stato, ma io ricordo soltanto il momento in cui il Catania era fallito e la Siggi ha preso in mano la situazione mettendo soldi di tasca, tantissimi soldi di tasca, e ha salvato questa società e questo Catania. Quindi è ingeneroso in questo momento dare addosso alla Siggi. Da parte mia io non do addosso alla Siggi, perché ricordo quel momento, che tutti ci siamo dimenticati di quel 20, momento. 21 luglio 2020. È chiaro che poi le possibilità economiche hanno un certo limite per qualcuno e quindi non si può andare avanti, però non dimentichiamoci quello che hanno fatto questi signori. Quindi sei d'accordo sotto questo aspetto, Pappalardi? Sì. Quando parla Lucio Tosto, io sono sempre d'accordo. Va bene. Allora, ti faccio adesso vedere i risultati del campionato di Serie D. Te li faccio vedere, sì, così grazie. Li commentiamo, insomma vedremo anche delle immagini e così andiamo a verticalizzare. Allora, eccoli qua, Cireale Cavese 1-2 sul campo di AC Sant'Antonio, Castrovilla di Biancavilla 0-1, quindi colpaccio con un gol di Lo Giudice sul calcio di rigore. Il Paternò ottiene la quinta vittoria in trasferta della stagione, della vera rivelazione, vince 5-0 sul campo del Cittanova. 1-1 nel derby calabro tra Rende e Lamezia, la Sacca Daldese di Campanella perde 3-0 in casa col Portici, Santa Maria di Cilento, Gelbison 0-0, attenzione al Santa Maria di Cilento che deve recuperare 3 partite, adesso la vedremo in classifica. Troina-San Luca 1-1, rinviata, già relicata, e Trapani-Real Aversa, queste squadre ovviamente hanno una partita in meno. E andiamo a vedere la classifica con la Gelbison che è già in fuga, o comunque ci prova, 37 punti, Cavese 35, Acireale e Lamezia 34, Paternò 33, Cittanova, Santa Maria che deve recuperare 3 partite, 3, 27 punti insieme a Licata, Trapani 23 col Sant'Agata, poi Portici 22, Sacca Taldese 20, Real Aversa 19, San Luca e Rende 18, Castrovillari 17 punti, il Biancavilla è a quota 9, Giarre 8 punti, Biancavilla che deve recuperare un match così come il Giarre, poi Troina 8 punti con 6 di penalizzazione, quindi sul campo il Troina ha conquistato già 14 punti. Vediamo il prossimo turno, Cittanova a Cireale, Trapani Città di Sant'Agata, Santa Maria Cilento Real Aversa, San Cataldese Paternò, Castrovilla Rigelbison, Rende Cavese, Biancavilla San Luca, Troina Lamezia, Giarre Portici, riposerà il Licata. Questi dunque i match della prossima giornata. Andiamo a sentire il commento sul campionato della nostra redazione, firmato da Anna Pia Panassiti. Un weekend, quello della 19ª giornata di campionato, ricco di sorprese in Serie D. Il Paternò travolge in trasferta il Cittanova con un netto 5-0 e la Cireale in casa, nello scontro diretto per il secondo posto, concede la vittoria alla Cavese al 93esimo. Allo stadio Monreale Proto di Cittanova, mister Alfio Torrisi e i suoi uomini arrivano con la pretesa di far bene sfruttando il lavoro fatto durante le settimane di stop. In campo i rossazzurri non lasciano spazio ai padroni di casa e al 14esimo si impongono con la prima rete di Foderaro, che ben servito da Rizzo insacca in rete. Solo 7 minuti più tardi ancora Foderaro firma il raddoppio, prestazione impeccabile per lui. Il Cittanova cerca di reagire, ma ogni tentativo è vano davanti ad un Paternò ben messo in campo e una difesa che non transige. Alla mezz'ora arriva il tris con Castorina che in aria inganna due avversari e trova la porta di Bruno per il 3-0. Nella seconda frazione di gioco la grinta del Paternò è ancora molta e al 52esimo il poker lo firma Gangemi con l'azione che parte da una punizione di Rizzo. Quest'ultimo, presente in quasi tutte le azioni del match, è anche l'autore dell'ultima rete.
rete dei rossazzurri arrivata al 62esimo che ha sancito il 5-0 finale. Una cinquina che rende orgoglioso mister Torrisi e il suo staff e porta la squadra a quota 33 punti in classifica a soli meno 4 dalla capolista. Al Comunale 10 Sant'Antonio invece il clima è nettamente più teso. La Cireale e la Cavese si giocano il secondo posto in classifica e questo spiega il nervosismo in campo sin dai primissimi minuti di gioco. Durante la prima frazione di gioco sono stati svariati tentativi portati avanti da entrambe le formazioni, ma la svolta è arrivata allo scadere. Al 45esimo infatti la Cavese nelle immagini in maglia bianca spiazza D'Alterio con la rete di Palma e il primo tempo termina 1-0 per gli ospiti. Nella ripresa i Granata alzano i ritmi e al 60esimo trovano la rete del pareggio con Ricciardo che di testa sfrutta l'ottimo cross sul secondo palo di Tumminelli e ristabilisce la parità. Quando tutto sembra essere ormai deciso, al 93esimo la svolta per gli ospiti. Due granate atterrati dagli avversari non bastano a far fermare l'azione, a detta del direttore di gara Silveira. La Cavese galoppa verso la porta di D'Alterio con il neoacquisto Banegas che sigla la rete del 2-1 e regala tre punti essenziali alla sua squadra. Acireale è beffato nel recupero che resta ancorato al terzo posto ma con il fiato sul collo da parte del Paternò e la Lamezia Terme. Tanto ad Agente Antonio ma anche in studio, appena abbiamo rivisto queste immagini che dalla regia Lucy Gulotta adesso ci riproporrà, che riguardano il gol della Cavese, davvero clamoroso l'errore, il doppio errore dell'arbitro che si chiama Silveira, arriva da Valdarno, dalla sezione di Valdarno, quindi toscano, che lascia correre. È veramente è clamoroso come possa un arbitro in Serie D consentire due falli del genere senza fermare il gioco, nemmeno in terza categoria, come diceva a Salvo Pappalardo. No, no, in terza categoria lì proprio fischiavano, è come se fischiavano. Adesso, adesso la regia ci fa rivedere queste immagini, stiamo mettendo a punto il filmato. Allora, lui era allo stadio, cioè Lucio Tosto, qual è stata la sensazione? Anzitutto devo dire che ci sono errori ed errori, possono sbagliare gli arbitri, ma ci sono degli errori imperdonabili. Sì. Questo è il Paternò. Eravamo al 93esimo, partita finita, mancava un minuto di recupero, sono state due falli a centrocampo da espulsione, l'arbitro a un metro, il guardalino a 10 metri, nessuno dei due segnala nulla, vanno in porta e finisce là. Di solito nel dubbio al 93esimo un arbitro dà sempre ragione alla squadra, diciamo, che si sta difendendo. Immaginiamo una situazione del genere dove c'era anche un'espulsione, perché il ragazzo, che io sappia, si è infortunato anche seriamente, quindi ora lo vedrete di nuovo. Sì, queste sono le immagini che ci interessano. E devo dire che un grande merito va alla tifoseria Granata. Più di 400 tifosi. Ai dirigenti che dopo una cosa del genere non hanno fatto nulla, se no le classiche contestazioni verbali. Davvero da encomio quello che hanno fatto, sono rimasti questo tranquilli. È il gol non era facile. Di Palma. Questo è il gol di Palma, allora, che porta in vantaggio quindi il risultato di pareggio era quello che ha rispecchiato. Poi c'è il pareggio di Ricciardo, eccolo qua, sì, bello. 1-1 bello. E qua adesso vedremo l'incredibile questo gol. È il primo fallo, questo è il primo fallo, e questo, quello clamoroso è questo, che è un fallo di espulsione. Uniti, no, quel ragazzo è infortunato seriamente. Guardate. È solo, certo, e l'arbitro, ecco, lo vedete, sì, tranquillamente lo sta seguendo a un metro. Siamo al 94esimo. Sì, ma può essere anche al 2000esimo, è un fallaccio. Ma a maggior ragione questa è già punizione. Questo è da espulsione, quello, addirittura. Ma questo è da espulsione. Ripeto, sono degli errori imperdonabili. Ma i guardalini che stava facendo? Ma vabbè, no. Se l'arbitro è a un metro. No, ma poi doveva sbandierare. Ma l'arbitro è a un metro, se non lo segnala lui. Già il guardalino doveva sbandierare qua. Poi addirittura questo. Ed è in ritardo sul pallone, in forte ritardo. Ora capisco che c'è una vocazione a livello arbitrale importante anche in Italia. No. Al di là dell'origine dell'arbitro Silveira, Juan Maria Silveira, però insomma, devo dire che puoi anche rovinare una stagione durante la partita. No, ma rovina anche durante la partita. C'è stata una disparità di uso di cartellini, mi pare che tutta la difesa per semplici falletti della Cireale è stata ammonita tutta, mentre dall'altra parte stessi falli mai ammoniti. Però ci può stare una situazione nelle del valutazioni genere. Però rivediamo queste immagini. Quello finale è stato un errore davvero imperdonabile, che io poche volte ho visto in 40 anni di calcio un errore del genere a partita finita, oltretutto in uno scontro
scontro decisivo, perché questi punti potrebbero essere anche decisivi. Certo, sicuramente. Infatti la Cavese scavalca proprio la Cireale, al secondo devo posto. Dire che la Cavese è una squadra... Guarda, questo è già fallo, questo ma è quello clamoroso è questo. E questo è secondo fallo. L'arbitro è là, non può non vedere. Ma il ragazzo sta, si è fatto veramente male. Si è fatto con la mano l'arbitro. Si è fatto male, ragazzi. Ma cosa? No, va bene. Il portiere. E il pubblico, non ha fatto nulla. È stato la dirigenza e soprattutto, no, volevo dire, soprattutto nelle interviste De Sanso, l'allenatore della Cireale, ha solo accennato a questo fallo e ha pensato alla squadra e alla partita. Un grande uomo, un grande allenatore, un grande ambiente alla Cireale, davvero, dove questa partita è stata una sconfitta che potrebbe anche segnare il cammino della Cireale. Cioè, con questo errore, quindi devo dire davvero, società e pubblico molto, ma molto seri e molto per l'ultima volta chiedo a Lucio Culotta di farcela rivedere, ma se l'arbitro dovesse rivedere queste immagini, cosa ma secondo me deve fare quello che ha fatto l'arbitro del Milan, deve chiedere solo scusa. No, lo sai cosa dirà? È stato sul pallone. Intanto c'è l'incolumità di un uomo e deve fermare l'azione. Comunque anche se rivediamo sul pallone. Rivediamo per l'ennesima volta questa clamorosa anche se non dai fallo, la decisione dell'arbitro, portatela negli studio degli allenatori, da Cineteca. No, ma nessuno vuole criticare gli arbitri perché è un lavoro difficile. Ma è assurdo. Guarda un po'. Serie D, questo è già questo guarda, è questo con la gamba tesa. Ma non stiamo scherzando. Ci stava anche l'espulsione. Ma neanche Gianni D'Agata le faceva queste fallacce. Il mio grande amico Gianni D'Agata. Ma no, vabbè, comunque al di là di tutto, veramente. Ma anche per l'incolumità, voglio dire, l'arbitro non dai la punizione, ma la devi fermare l'azione. Quanto per vedere, infatti, quel ragazzo è stato sostituito. È rimasto a terra immediatamente. Quindi il Cireale assolutamente derubato. Era più giusto un pareggio perché erano due squadre molto mature e da una parte dalla Cireale Lodi, Ricciardo, Savonarola, tutta gente di categoria superiore, dall'altra parte c'era Viscomi e Aliperti, quindi due squadre davvero di categoria con giocatori importanti. È una partita bloccata dove attaccava molto di più la Cireale, però le ripartenze le faceva molto bene la Cavese, ma una partita finita 1-1, risultato giusto. Questi due punti secondo me potrebbero anche incidere nella... Vediamo la classifica, torniamo sulla classifica del campionato di Serie D, proprio per capire anche quali sono le prospettive, perché c'è tutto un girone di ritorno da vivere e ancora è tutto aperto. La Cavese con questo successo clamoroso, ma secondo me, immeritato, arriva a 35. Umberto, questo punto che non era stato considerato, nonostante tutto l'andamento che ha fatto in questo campionato, d'autorità il Paternò fa parte delle squadre che possono, perché a questo punto è salva e si potrebbe divertire. È una squadra che gioca benissimo, in casa e fuori casa, ha fatto parecchie vittorie anche fuori casa, con un allenatore che ha sempre giocato così anche nelle categorie inferiori e sta lavorando benissimo, quindi... Anche per i punti che vediamo, il Paternò si inserisce secondo me a questo punto nella parte alta, in pianta stabile. Quindi potremmo dire che la prima parte di classifica da 37 a 33, che comprende 5 squadre. Soltanto il Santa Maria si può inserire per le tre partite che per deve le tre partite che deve. Potremmo dire che c'è una prima parte che lotta per le prime posizioni, dunque anche per il primo posto, da 37 a 33. Poi c'è una parte insomma ancora ibrida, dal Cittanova fino all'Licata, ma bisogna vedere come finiranno i recuperi perché è una classifica incompleta. Certo. No, però le squadre di testa hanno degli organici. Quelli diciamo rimarranno lì. Quelle rimarranno lì. Dico per la parte bassa, perché ricordiamo che sono le ultime due a retrocedere e le altre quattro vanno ai play-out. La parte bassa, guarda, la sorpresa. Anche se è già uscito l'FC Messina, sì, e dunque c'è solo sorpresa, una retrocessione. La sorpresa diretta. Sì, diretta La sorpresa è il Giarre, che ha un organico sicuramente non per quella classifica che ha, ed è la cosa stranissima di quest'anno, perché è un organico davvero importante. E il Troina è in ripresa, che comunque aveva dei punti di penalizzazione. E il Biancavilla, che sembrava spacciato, questa vittoria che ha fatto a Castrovilla la rilancia sicuramente. La può rilanciare. Allora diamo di nuovo un ultimo sguardo al prossimo turno. La Cireale gioca in trasferta a Cittanova, dove ha passeggiato il Paternò, e poi da segnalare sicuramente l'altro derby, San Cataldese e Paternò, con la San Cataldese che deve rifarsi evidentemente, perché comunque sente il fiato delle squadre che lottano per non retrocedere. Devo dire che Campanella ha fatto un recupero importantissimo. Rispetto alla prima parte. Sì, ha fatto un grande recupero, ha vinto un sacco di partite, davvero, ha rilanciato questa squadra, quindi poi potrà essere decisiva Giarre Portici? Fisiologicamente. Anche se il Giarre deve recuperare un match.
Ma ai fini della salvezza? Cioè, devi vincere, certo, se ti vuoi salvare. Assolutamente. Cioè, devi vincere. Assolutamente, adesso, già ora deve vincere. Non siamo noi a mettere pressione alla squadra di Cacciola, però insomma... No, già ce l'hanno la pressione, li conosco, conosco partite... Gaspare, e quindi già ce l'hanno. Le devi vincere, non puoi... Sanno che in questo non momento... Non è facile, non è facile. Sì, ma in questo momento per l'organico che hanno, per l'organizzazione... Hanno per comprato tutto, di nuovo, per tutto... sono comprati giocatori importanti. E là sicuramente ci sarà qualche problema, non di ordine diciamo né economico e né tanto tecnico. Sicuramente magari qualche acquisto magari di categoria andava fatto, secondo me, perché sono molti giocatori tipo Arcidiacono di categoria superiore. Hanno preso anche un ragazzo che avevo io in attacco e poi è andato via, quindi c'è stato un po' troppi giocatori che sono arrivati, altri sono andati, quindi non c'è stata una stabilità. Ora penso che devono dare un po' di stabilità a questi giocatori, devono rimanere quelli che sono senza fare tanti più acquisti o cessioni e cercare un po' di portare, di compattare questo gruppo, perché si sa negli spogliatoi quando c'è questo, diciamo, va e viene di giocatori, non sempre, andi rivieni, non sempre poi le cose vanno, certo, come devono andare. Pappalardo, prima di parlare dell'eccellenza, ti faccio vedere poi le immagini di Siracusa e Taormina, parliamo di I Giovani e il Calcio, il secondo volume, eccolo qua, sportivissimo, è la testata di un famoso giornale che si occupava appunto di giovani e il calcio. Sì. Perché hai scritto la seconda parte? La seconda parte è la parte più essenziale, cioè dal 66 al 74 gli anni più belli del calcio giovanile. Quindi non c'è Lucio Tosto perché è più giovane? No, non c'è Lucio Tosto, non entra nell'ambito di questo periodo. E c'è la Trinità, l'Interclub, la PGS Sales, l'Americana Componibile, la Matteo Costa. È un periodo significativo, perché io parlo di scuole... non scuole calcio, ma scuole di vita, cioè quando si andava a giocare tutti i giorni per strada, quando si facevano 3 allenamenti settimanali, si giocavano i tornei universitari, i tornei poi aziendali, e la domenica si andava a giocare. Terza categoria. Intanto, queste sono le immagini della presentazione avvenuta alle Ciminiere. Sì, sì. Quello... Ma mi devi anche fare un riferimento agli oratori. Certo, oggi mancano gli oratori. Oggi mancano soprattutto gli oratori, perché tutti siamo nati nell'oratorio. Se tu vedi qua tutte queste fotografie, riguardano proprio gente che dall'oratorio passava nella catena, dall'oratorio passava all'Interclub. Gigi Cavaro è stato il più grande esempio. E oggi scomparse perché non c'è più una filosofia di vita. Sono state sostituite dalle scuole calcio. C'è, ma le scuole calcio è un altro discorso. Una volta non c'erano. Scuole calcio sono due volte la settimana, un'oretta sì, un'oretta no, sono tutti figli di papà e hanno tutti le scarpette, la borsa. Noi no, qua si parlava di vita vera, si parlava di vita vissuta giornalmente. E questo libro ricorda proprio tutte queste cose. Qual è il messaggio che tu vuoi lanciare con questo secondo volume? Ma io dico ai giovani, leggete sempre. Non solamente i miei ricordi, ma leggete tutto quello che riguarda il calcio di una volta, perché vi trovate la vita vera, la vita di tutti i giorni, la vita di chi combatteva, lottava, e ci sono anche le fotografie, ecco, ci sono delle bellissime fotografie che ricordano i tempi passati. E vorrei segnalare per esempio quella del Giarre, dove c'è il presidente dell'AIAC, che è José Sorbello. Sicilia. AIAC Sicilia, sì, evidentemente, dove c'è José Sorbello. Guardate e José Sorbello col Giarre, che perse la finalissima contro l'AC Catena con un gol di Oliveri. Quando gli raccontai questo episodio, il presidente Sorbello rimase un pochettino scioccato. E ora ancora oggi ricordiamo questo gol di Oliveri che segnò la fine del Giarre. Fortissimo Oliveri. E grandissimo poi l'AC Catena. Aspetta che stiamo inquadrando, se tu lo tieni ancora in mano. Sì, eccolo qua. No, c'è la foto di Sorbello. La foto di Sorbello, stavamo cercando Sorbello. Certo, cerchiamo Sorbello. Con Salvo Pappalardo è in divenire la trasmissione. Eccola qua. Eccolo qua. Ci siamo adesso. Sì. Ecco. Foto di sopra. Quindi ci sono tante fotografie, non soltanto quella di Sorbello. No, questo lo ricordo perché mi ha dato uno, l'ha dato Mario Marino questa foto, suo compagno di squadra. Salutiamo Mario Marino. Salutiamolo sempre. E c'ho la foto poi nella rassegna stampa proprio del collo di Oliveri. Qua.
E ricordiamoci anche la Massimiliana, ecco, mi stavo dimenticando la grandissima Massimiliana che vinceva tutti i titoli juniores, tanto che poi le squadre di settore giovanile puro dissero no, la Massimiliana è professionista, deve fare altri campionati. E questo è un libro di ricordi, di bellissimi ricordi, tra cui c'è anche il Belsito, tutti hanno dimenticato il campo Belsito, io ci ho giocato. Terza categoria, poi aziendali, torneo per Pessicola. Attenzione, io volevo dire una cosa, tu dici terza categoria, ma la terza categoria di allora è una categoria importante. C'erano 5 gironi, c'erano 3 gironi catanesi e 2 acesi, c'erano 12 squadre per girone, c'erano. E la terza categoria bisogna fare gli spareggi per andare in seconda categoria, che c'erano 8 gironi di seconda categoria. Una cosa enorme, bellissima, con cartellini. No, ma con giocatori importanti. Importantissimo, giocare in seconda categoria era già arrivare al top. Poi prima categoria non le parliamo perché Tre Castagni, Valverde, quindi c'è la Citerme, c'è la Citerme, l'ho iniziato io. Sì, c'è anche la Citerme, c'è anche la Citerme. E questo è un libro di ricordi che raccomando proprio ai ragazzi e raccomando anche a tutti gli ex bellissimo ex, libro davvero di tanti anni fa. Avremmo potuto continuare sino alla fine della trasmissione con i ricordi di questo libro straordinario appunto di Salvo Pappalardo, che orgogliosamente è il secondo volume, tiene in mano e quindi sto preparando il terzo. Ah, stai già lavorando al terzo? Sì, è quasi fatto. Sto completando. Ma hai inserito il nostro opinionista Giovanni Zappalà? No, perché è antecedente, Umberto te l'ho già spiegato, è antecedente a questo. Spieghiamolo anche a lui che ci sta seguendo. Sì, caro Giovanni, tu sei un po' più vecchietto di me, perciò non mi posso ricordare di te. Io ho consultato i giornali dopo che tu hai finito di giocare, perciò io comincio dal 66 e 66 tu già eri ad altissimo livello e questo è uno. E poi voglio ricordare nel terzo volume che non parlerò solamente dei giovani calciatori, ma parlerò dei giornalisti sportivi, sì, una nuova categoria di giornalisti sportivi, oltre 50 giornalisti sportivi che hanno dato l'anima per ben figurare nei famosi tornei di Sant'Agata, Città di Catania, Città di Mister Bianco. Che si sono cimentati. Cimentati, e c'eri anche tu, io ti ho visto giocare allo stadio. Vabbè, andiamo in pubblicità che è meglio. Andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità che è meglio. Torniamo tra pochissimo. Insieme è meglio. Scopri l'eccezionale offerta luce e gas di ASEC Trade. Passa ad ASEC Trade, ti conviene. Dormire bene è essenziale. Per questa ragione è da prendere in seria considerazione l'offerta del materasso matrimoniale a 249 euro, con un omaggio da scegliere fra una rete motorizzata, una poltrona ambra o un letto contenitore. Ci trovate su internet all'indirizzo materassisilvestro.com, perché il benessere nasce dal dormire bene.
Ed eccoci proprio agli sgoccioli di Sala Stampa Weekend. Ancora un saluto a coloro che sono da poco in sintonia con noi e quindi in televisione, su Tele One, canale 19 o 519 in HD. È il momento dell'eccellenza per chiudere questo appuntamento con Sala Stampa Weekend. Andiamo a vedere subito i risultati, cominciando dal girone A, dove non sono mancate le sorprese e la sconfitta rovinosa dell'Agragas di Giuseppe Anastasi. Castel Termini Castellammare 0-3, Marineo Mazzarese 0-1, il Canicati passa facile a Marsala 5-1, Mazara Misilmeri 1-1, la Parmonval vince in casa della Nissa per 2-0, anche questa è una mezza sorpresa, Sciacca Agragas 1-0, questa è la sconfitta del giorno e sono state rinviate Profavara Enna e Monreale Cus Palermo. Andiamo a vedere la classifica incompleta, ma là in alto c'è il Canicati che sembra aver preso il largo. Canicati 36, poi Misilmeri 31, Agragas 30, Nissa 28, Mazzarese e Marineo e Castellammare 26, Enna 24, deve recuperare almeno credo 3 partite, Profavara 24, Mazara 23, Sciacca 22, Parmonval 17, Casteltermini 12, Monreale 9, Marsala 6 e Cus Palermo 5 punti. Restiamo su questa classifica, il tuo giudizio, sono i reali valori che rispecchia questa classifica, quelli tecnici? È stato esonerato Catania Sebi. Però Sebi è stato esonerato, però non è facile. Enna, tra rinvii per nebbia e tra Covid, quest'anno non ha fatto un campionato falsato, quindi io avrei dato ancora del tempo a Sebi, che perché a parte che un allenatore che io stimo e lavora benissimo, però devono recuperare tre partite. Una partita per Nebbia è stata rifatta due volte, si dovrà fare ancora una volta. Per la terza e volta. Poi partite rinviate per Covid, quindi non si può lavorare in un certo modo, assolutamente. No. Quindi bisogna dare più tempo. Invece per quanto riguarda la classifica, Canicati è da anni che ci prova, quest'anno già i 5 punti rispetto al Misilmeri, se all'Agragas sono punti pesanti, perché il Canicati è una grande squadra, c'ha dei catanesi in squadra come Privitera, un ragazzo che dove va vince i campionati, quindi quegli elementi che ti fanno la differenza. Fanno la differenza soprattutto sì, a questi livelli. Ha vinto a Capodorlanda, ha vinto ovunque i campionati, dove va lui è una certezza, e quindi ha speso tanto, ha investito tanto, quindi questa classifica è importante. Non mi aspettavo la sconfitta dell'Agragas, perché non dimentichiamo il blasone dell'Agragas. Ha speso anche tanto, vediamo tanto. Il prossimo turno intanto della girone A, così commentiamo anche tutta l'eccellenza siciliana evidentemente. Il prossimo turno Agragas Nissa, Canicati Mazara, Castellammare Profavara, Cus Palermo Casteltermini, Misilmeri Monreale, Enna Sciacca, Mazzarese Marsala e Parmonval Marineo. Insomma, il Canicati potrebbe sfruttare ancora il turno favorevole. Certo, bella partita, poi Agragas Nissa a questo punto diventa una partita fondamentale per tutte e due squadre, quindi là nessuno dei due può perdere, perché perdere altri punti sicuramente il Canicati allungherà il passo, quindi questa è una partita importante, l'Agragas la deve vincere per forza. Si tratta di due capoluoghi di provincia, Agrigento e Caltanissetta, quindi c'è anche un certo blasone, una partita importante questa. E diciamo che nessuno si aspettava questa sconfitta comunque dell'Agragas, lo ribadiamo. In casa dello sì, Sciacca, in effetti è così. Sì, anche perché tecnicamente, come diceva tu Lucio Tosto, sono stati tanti investimenti. E quando c'è la ripresa del campionato, per un motivo o per un altro, insomma, ogni tanto, e il mercato anche complice, poi il mercato dei dilettanti, certo. Alcuni valori cambiano. Anche nel girone B non è mancata qualche sorpresa. Atletico Catania Palazzolo, questa non è una sorpresa, 0-5, Igea Santa Croce 4-0, Ragusa Cicatena 2-0, Siracusa Taormina 1-1 e la Nebros ha vinto in casa della Virtus Ispica 2-1. Rinviate per appunto Covid, Ionica Carlentini e Leonzio Real Siracusa. Vediamo la classifica, anche qui incompleta, Ragusa che comunque prende il largo, 39 punti, Igea 36, Ionica 30, Carlentini 27 e Taormina 26 a chiudere la zona playoff, poi Nebros 24, Siracusa 23, Palazzolo 21, Leonzio 18, AC Catena 19, Real Siracusa 15, Ispica 14, Santa Croce 12, Via Grande 10 e Atletico Catania meno 2. Qua è più semplice. Qua è più semplice perché la lotta è a ti chiedo due. Proprio in 15 secondi. No, è la lotta a due, Ragusa, Igea, si potrebbe inserire il Carlentino o il Taormina, ma è troppo distacco, quindi la corsa per il primo posto è a due tra Ragusa e Igea.
Per la retrocessione invece chi è inguaiato, a parte l'Atletico? Ma il Via Grande per i punti chiave, però so che ha fatto una buona campagna acquisti, quindi potrebbe... Comincia un'altra stagione, diciamo, sì. un altro girone di ritorno. E allora, andiamo a vedere con Maurizio Abela come è finita Siracusa Taormina, perché poi vi chiederò il commento. Il presidente Montagno sta presentando un dossier alla Lega per 10 rigori negati. Ma cosa c'è? Il dossier è? I rigori si danno e si prendono, sì, basta. Non c'è il dossier che tu vuoi dire, doveva dirlo un po' prima? Ma prima, certo, al primo rigore, al terzo doveva già. Allora, sentiamo Maurizio Abela e poi il vostro commento per chiudere appunto il nostro appuntamento con Sala Stampa Weekend. Maurizio Abela. L'arbitro si guarda intorno, dovrebbe essere tutto pronto? Sì, fischio d'inizio con Siracusa che manovra il primo pallone del match. Ovviamente prima della battuta rientreranno, così è, va Ricca col destro, Selin, riesce il portiere a deviare in tuffo, occasionissima, comunque se la cava il Siracusa in questa circostanza. Attenzione all'errore di Giovanni Midolo, palla in aria, il Taormina va al tiro, per fortuna innocua la conclusione di Abate, ma bisogna stare attenti. Sciano dalla bandierina, colpo di testa, la palla resta lì, Padovani riallarga per Schisciano, nuovo traversone, la palla è lì, e sembrava un intervento di mani. Con l'altro infortunio, vediamo se Giordano ce la faccia, è pronto Paolo Midolo, ma Giordano si tocca il ginocchio destro, eccolo qua con la maglia 14, al tiro col sinistro, poi colpo di testa, allarga bene su Montagno, si accentra Montagno, prova il destro, respinge il portiere Cirnigliaro Ciano, ma il Siracusa ha perso ben più di un tempo di gioco in questa circostanza. Traversone, Selin di testa, palla alta, è successo un po' di tutto degli azzurri giocando nella metà campo a Retusea con il numero 7 Strano, prova il tiro, Scordino smanaccia in calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina anche per il Taormina, è rientrato bene però il Taormina, esaurito il fattore sorpresa, Montagno prova il destro, in qualche modo in calcio d'angolo Cirnigliaro che non si è fidato della presa. Puzzo, buona la lettura difensiva di Peppe Puzzo che lancia Montagno, 3 contro 3. Montagno in aria, Montagno, messo giù. L'è sentita di concedere il rigore, ancora Marco Montagno, avanza. A Montagno per Selin, riesce con un grande intervento ancora Cirnigliaro a mantenere inviolata la sua porta. 2-0 del Palazzolo sul campo dell'Atletico Catania, finisce qui dopo 90 secondi di recupero. 0-0 al De Simone tra Siracusa e Taormina. Subito dopo il calcio d'inizio che viene dato dal Taormina, che attaccherà da sinistra a destra in questo secondo tempo. Si vede se innanzitutto da destra a sinistra, supera Catania in mezzo per Biondo in area di rigore. Il tiro si deve distendere. Gianluca Scordino per arpionare la sfera. Difensore del Siracusa, il colpo di testa di Montagno, quest'altro di Selin Schisciano per Mascara, limite dell'aria, Mascara, ancora lui, il destro, gol, rete, Marcello Mascara, Siracusa 1, Taormina 0 al quinto minuto. Si sblocca al 50° il punteggio al De Simone, ci pensa lui, Marcello Mascara, sembrava aver perso il tempo, era stato rimontato, non ha perso la lucidità,
E alla fine l'ha messa dentro, Siracusa 1, Taormina 0, Ignazio, vantaggio meritato. Meritatissimo, era nell'area, ha fatto una gran bella azione, sembrava che in un primo momento avesse perso la palla, l'ha riconquistata, ha dribblato e ha tirato secco e l'ha messa in fondo alla rete. Paolo Midolo prova a mettersi in proprio, entra in area, Midolo per Mascara, il tiro respinto dal portiere. Ricca, arriva lui dalle retrovie, prova a mettersi in proprio, Ricca avanza, costo costo, Ricca! Grande parata di Cirmigliaro, ma la palla è ancora lì, Schisciano sbaglia tutto. Ma che ha fatto Gigi Ricca? Attenzione a Biondo che se ne va, in aria ancora Biondo, esce Scordino, la palla è lì e poi segna il Taormina. Segna il Taormina. Davvero in chiusura, abbiamo visto l'1-1, Siracusa che ha creato tanto, il presidente Montagna ha detto ci hanno negato 10 rigori, basta Soprusi. Ma di solito queste cose non è che portano a una maggiore attenzione poi da parte degli arbitri per la prossima volta, ma non è che i rigori non dati non si danno più, è passato ormai. Quindi probabilmente per dire questo il presidente ha qualche carta in mano, però di solito non sortisce nessun tipo di decisione, di cosa, solo un po' più di attenzione da parte degli arbitri. Comunque è una partita che conduceva e poteva chiudere benissimo prima del rigore, no? Perché ho visto il rigore che, dove hanno protestato, no? Rigore dubbio, si poteva dare, si poteva non dare, e comunque sono passati in vantaggio e potevano chiuderla. Tra l'altro un bel gol del figlio di Mascara, ma ricordate il padre per quello che ha fatto. Davvero bravo, infatti. E poi però c'è stato un errore difensivo perché sulla sinistra difensiva sono andati in contropiede in una ripartenza e poi hanno messo la palla a Abate, che è un goleador molto importante per la categoria, ha fatto l'1-1, quindi c'è anche qualche responsabilità. Errore, qualche responsabilità. Grazie Lucio Tosto, ci vediamo presto, grazie in bocca al lupo. Grazie a te per l'invito. Grazie Salvo Pappalardo per essere stato con noi. Grazie a voi. In bocca al lupo per i giovani del calcio, secondo volume, in attesa appunto del terzo che ha già cominciato a scrivere. No, ed è l'ho completato. Ah, l'hai già completato. Pure, va sì, bene. Sì. Dieci anni ho impiegato. Va bene, allora ti aspettiamo per la presentazione del terzo volume. Tra qualche mese. È tutto, Lucy Gullotta mi dice che non c'è più tempo, grazie a tutti per l'attenzione, ci rivediamo settimana prossima. Sala Stampa, la domenica sportiva siciliana, è realizzata in collaborazione con Siciliana Maceri e Servizi SRL. It's my